È il 31 agosto, quindi il mese è finito. Questo è sempre buono. Vabbè, insomma, vedete. Tempo di letture del mese. Sono le 6:30, io sono appena tornato a casa, la situazione non è delle migliori, però siccome fuori piove, oggi è una giornata molto piovosa e tra l'altro, tra parentesi, si inizia a respirare un po' di aria novembrina, non so come dire, autunnale adesso, novembrina, non esageriamo, un po' di aria autunnale, quindi fa bene parlare di libri, pronti per parlare di libri, sarà un video abbastanza breve, molto delicato questo, di Booktuber Sara Lei, edizione letture di giugno, di agosto, perché insomma vi parlo di una saga, ecco. Tutto il video, ecco perché vi dico, sarà breve, ma sarà interessante perché ci sono degli spunti carini e ho delle domande per voi. Tutto il video sarà dedicato a questa saga. Quindi adesso metto il telefono sul mini treppiedi, ci sistemiamo un secondo, ma non più di tanto, perché farò questo video prima della doccia e poi andiamo, insomma, poi si parla e si chiacchiera un po'. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come potrete vedere dalla location, siamo tornati a Milano. Abbiamo ripreso a lavorare così come se non ci fosse stato neanche uno stacco. Questo fascio di luce che vedete piombare da qualche parte, temo che rimarrà così ancora peggio, ma almeno abbiamo visto la fonte e il lampadario. Insomma, teniamocelo come se fosse una sorta. Mo' mosso tutto qui, come se fosse una sorta di macchia che ci dobbiamo tenere così. Non so, non saprei come altrimenti fare. Allora, ma adesso vi chiedo perdono, scusate un attimo, però facciamolo in diretta perché sennò attacche stacca sotto a stu balcone. Ecco qua. Allora, volevo dirvi intanto, tanto per cominciare, però io non prenderò mai pace, che ho avuto delle difficoltà per questo video. A parte che, dicevo, ho ripreso a lavorare, quindi sono tornato a Milano, ci sono una serie di cose che sono in ballo, di cui vorrei rendervi partecipi, ma non posso farlo perché sono delle idee che gironzolano, che camminano, delle novità in forse, in essere, in fieri e così, potenziali, situazioni positive di cui poi vi parlerò a tempo debito. Quindi limitiamoci alle letture del mese, già che il video è questo. E sono stato in dubbio se portarvi o meno, sinceramente, le letture di questo mese, perché mi rendo conto che per quelli di voi appassionati di questa piccola rubrichetta, in cui io do dei pareri assolutamente personali e ricevo anche dei consigli, delle opinioni, dei suggerimenti di titoli che sono sempre molto interessanti. Però ho sempre parlato di letture piuttosto variegate, diversi autori, diversi libri, diversi romanzi, diverse tipologie di romanzo. Questa volta invece io vi porto in regalo quattro libri che fanno però parte, che io ho letto nel mese di agosto, che fanno però parte di una saga. Questa saga consta in totale di 5 libri, quindi vi parlerò anche del quinto, adesso capirete perché. E quindi, insomma, ragazzi, quindi vi parlerò di questa saga. Allora, per non entrare nel dettaglio dei singoli titoli, intanto vi dico che sto parlando della saga di Percy Jackson. Allora, i più probabilmente la conosceranno perché questa è una saga fantasy, di genere fantasy, insomma, gli appassionati mi correggeranno, ma penso che possa rientrare a tutti gli effetti nel fantasy. Una saga uscita un bel po' di tempo fa, a cavallo, ve lo dico subito, tra il 2005 e il 2009, per cui in questo, che poi non è a cavallo, in questo lasso di tempo sono stati pubblicati 5 libri. Arrivati in Italia ovviamente successivamente ad opera di Rick Riordan e sono quindi ed è quindi la saga di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, dove questo che vedete è il primo dei 5 volumi, sono tutti editi dalla Mondadori e fanno parte di questa catena Oscar bestseller, best sellers,
Tra l'altro hanno una serie di copertine che sono, secondo me, assolutamente meravigliose. Adesso le vedremo tutte. E narrano sostanzialmente la storia di un ragazzo, Percy Jackson, ambientata assolutamente ai giorni nostri, che a un certo punto scopre, come gran parte della tipologia, insomma, fantasy a cui siamo più abituati, chiaramente l'occhio strizzato a Harry Potter è inevitabile, perché i paragoni poi vengono sempre con la saga di Harry Potter e tutti ne escono poi perdenti, almeno per quanto mi riguarda, per l'affetto che nutro nei confronti della saga potteriana. Ad ogni modo, dicevo, al di là di questo confronto che lo lasciamo lì dov'è, non lo approfondiamo perché è sciocco, è come confrontare un amore presente con un amore passato. Finché continui a farlo, non ti vivi nel passato, nel presente, non ti vivi niente, rimani in un limbo. Quindi concentriamoci. La saga di Percy Jackson è una saga, appunto, dicevo, di questo ragazzo, Percy Jackson, che scopre a un certo punto di essere figlio di una divinità, cioè scopre di essere figlio di Poseidone. E quindi tutto ciò che lui fino a quel momento aveva letto nei libri, e quindi l'esistenza degli dei, l'esistenza dei titani, l'esistenza dell'Olimpo, del mondo precedente, allora, tutte le meravigliose e straordinarie storie che hanno fatto parte della letteratura greca, vengono fuori in maniera assolutamente preponderante. La mitologia greca, la mitologia classica, chiaramente fa da sfondo. Io vi chiedo scusa per la luce, vi chiedo scusa per il singhiozzo, cioè non c'è modo che io mi possa presentare in maniera decente. Cioè non c'è mai questo rischio. Ecco perché poi la gente forse qua si sente a casa, perché dice: ammazza, guarda sto roito, se sentivo tutti meglio pure con una sciappa in testa e i bigodini messi su, evviva che sia così. Quindi scopre di essere figlio di Poseidone, entriamo in un mondo in cui tutti questi semidei, questi eroi, figli di divinità che si sono poi incontrati e hanno figliato con i mortali, vengono, diciamo, allenati in questo campo, si ritrovano tutti insieme, e questo attraversa, diciamo, la bellezza di 5 volumi. Il primo, che si chiama Il ladro di fulmini, dove effettivamente, io vi riporto un po' quello che c'è scritto qui dietro. Qui c'è la scoperta, e quindi le creature, vedete come dice qui, le creature della mitologia e gli dei dell'Olimpo non sono scomparsi, ma si sono trasferiti a New York. Percy Jackson inizia ad indagare, bla bla bla, qui sul furto di una mista della folgore di Zeus, deve provare l'innocenza del padre, insomma inizia la sua avventura in questo volume, Il ladro di fulmini. Dopodiché, e mi dispiace che non vediate i colori, il tutto si snoda seguendo una serie di altri volumi, di altre avventure: Il mare dei mostri, La maledizione del titano, La battaglia del labirinto. Questi sono quelli che io ho letto fino ad ora, dove il nostro caro Percy Jackson affronta una serie di avventure e disavventure nel disperato tentativo di non veder crollare l'Olimpo. È difficile parlare di una saga dal momento che non ci sono dettagli particolari, perché poi, leggendo i libri uno in fila all'altro, inevitabilmente diventa tutto un unico racconto. Non c'è uno stacco tra un libro e l'altro, non c'è l'attesa che il volume successivo debba essere pubblicato. Vi è un po' la possibilità di leggere tutto d'un fiato l'avventura di questo Percy Jackson, fino ad arrivare al quinto e ultimo volume che io sto attualmente leggendo, che è questo qui, lo scontro finale. Come vedete, sono all'inizio. Il succo della faccenda: questi sono libri chiaramente per ragazzi. Ci sono librerie in cui io li ho trovati tra i 12 e i 14 anni, librerie in cui li ho trovati nella sezione 14-17. Ad ogni modo e in ogni caso, sono libri che vengono etichettati come letteratura fantasy per ragazzi. Voi sapete benissimo che queste etichette che vengono date
Queste etichette che vengono date in generale nell'esistenza e nella vita, ma ancor di più nell'arte, quasi a voler confinare in una determinata area dei volumi, delle storie, la fantasia degli scrittori è incanalata in una serie di grandi contenitori, romanzi gialli, romanzi rosa, romanzi fantasy, e poi ci sono le fasce d'età, libri per signora, libri per studiosi, libri per ragazzi, libri di formazione, libri cum si, libri cum sa. In realtà è tutta letteratura, letteratura alta, letteratura bassa, cioè queste sono divisioni sciocche. I libri parlano a chi li legge e un libro alto può parlare ad una persona X mostrandosi come medio, cioè nel senso, come dire, un libro basso può essere il libro della vita di un'altra persona e quindi si classifica come libro alto. Un fantasy in realtà magari ci colpisce per una storia d'amore, allora diventa un libro rosa. Il libro rosa magari ci colpisce per una stranezza e quindi diventa un libro fantasy. Cioè, voglio dire, niente è mai categorizzabile nell'esistenza. Per cui io scardinerei questa idea dei libri per ragazzi e della letteratura bassa e andrei a stuzzicare la curiosità di tutti quelli che, come me, hanno affrontato nel loro percorso di studi il liceo classico. Allora, quante volte io vorrei che voi alzaste la mano, come se fosse una specie d'appello, senza che io però sia identificato col professore di turno, cioè chi di voi ha fatto il liceo classico? Bene, tu, caro mio, cara mia, che hai fatto il liceo classico, come? Che ricordi hai di quei tempi? Personalmente, mi sono pentito della scelta il giorno dopo l'iscrizione e ho portato avanti comunque nel bene e nel male, campando di rendita in alcuni casi e impegnandomi realmente in altri 5 anni di corso di studi, uscendo con un dignitosissimo ma anche fastidiosissimo, in seguito a una serie di scontri avuti come sempre col corpo docenti, con un fastidiosissimo 98 che ha concluso con una beffa il mio percorso scolastico. Io di quei tempi ricordo con odio, con fastidio, con ribrezzo tutto ciò che riguardava, diciamoci la verità, il greco da tradurre. Perché il greco da tradurre, a differenza del latino, qua è buio, è chiaro, che io trovavo estremamente bello da tradurre, perché lasciava anche per me un po' di spazio all'interpretazione, mi piaceva stare un po' più largo, non essere troppo letterale, cercare di capire di qua e di là. Il greco invece mi ha proprio sempre infastidito, ma ho amato alla follia la letteratura greca, la mitologia greca classica, che è una cosa assolutamente meravigliosa, le figure degli dèi, degli eroi, quella sì che era una religione figa, non ste quattro stronzate che si seguono, quella era una religione figa perché gli dèi, queste figure così lontane, erano in realtà vicinissime, cioè si facevano i dispetti, si facevano le corna, se la prendevano con la gente, stavano sempre a so erano dèi veri, cioè dèi reali, non erano distanti, immacolati. E queste inconcezioni immacolate, queste assunzioni insperate. Cioè, voglio dire, erano vivi, erano veri, erano gente, erano umanizzati, li si sentiva un po' più vicini, erano più simpatici. Quindi ritrovare nella saga di Percy Jackson tutta una serie di eroi, di figure mitologiche, di mostri che hanno cantato Omero, ritrovare per esempio la figura di Circe, la figura di Calipso, la figura di Medusa, ritrovare il personaggio di Pan, ritrovare una serie, i satiri, ritrovare, cioè è stato i ciclopi, è stato meraviglioso ed è meraviglioso perché io sono ancora nella lettura del quinto libro, però ragazzi io ve li porto diciamo tra virgolette tutti e cinque perché poi insomma dal prossimo mese cambiamo argomento, non voglio poi trascinarmi questo, tanto non vi avrei mai detto la fine, chiaramente, come vedete neanche il contenuto poi dei singoli libri vi vado a dire perché insomma quello lo trovate anche su internet, non è quello il succo. Il succo è che il mio parere, il mio pensiero è stato che bello aver letto questi libri, intanto ad un'età abbastanza matura rispetto
ai posti dove questi libri erano stati messi, 13-14 anni, che forse mi ha permesso sì di sorridere, magari per alcune situazioni davvero paradossali che ci sono, ma anche di riuscire a cogliere magari una profondità in alcuni momenti, come quando viene tratteggiata la figura di Calipso, che è assolutamente meravigliosa, perché Calipso è figlia di un titano e quindi dopo la lotta tra gli dei e i titani vengono spodestati. Stati. E quindi lei, siccome era figlia di un titano e aveva, mi pare se non erro, addirittura parteggiato per il padre nello scontro, viene punita, viene messa a gestire un'isoletta dove approdano una serie di eroi di cui lei è, per diciamo, maledizione, si innamora follemente senza che loro possano mai rimanere lì. E c'è un momento assolutamente straordinario, uno scambio assolutamente straordinario tra Calipso e Persi che è, secondo me è meraviglioso. C'è l'incontro con uno degli dèi, non vi dico con chi perché in realtà questo è un segreto che si porta avanti per diversi libri, quindi non ve lo svelo, che è un'immagine meravigliosa, è un richiamo assolutamente meraviglioso al giorno d'oggi, una tirata d'orecchi al comportamento che noi stiamo avendo nei confronti, diciamo così, del pianeta Terra. Ecco, poi qualcuno insomma mi capirà chi li ha letti. Quindi non ve la porto troppo alle lunghe perché mi rendo conto che parlare di una stessa cosa non dà neanche il brivido di passare da un titolo all'altro, quindi capisco e capirò anche quelli che hanno già chiuso da tempo, ma Percy Jackson è secondo me una lettura che ci si può, è vero, i libri sono 5, non costano tanto perché sono 11 euro al libro, perché ormai sono vecchi, insomma queste edizioni sono anche, sono tutti 11 euro al libro, è vero, costano un po', c'è la spesa da fare, c'è, però insomma in sostanza che vogliate comprarli o meno, per chi ha non solo fatto il liceo classico, ma anche per chi di sua natura può anche aver fatto, non lo so, l'alberghiero, in cui l'elemento principale era quello culinario, ma aver avuto però un amore straordinario nei confronti della letteratura e della mitologia greca classica. Per cui voglio dire, non è questione di studio. Io l'ho ricollegato al mio percorso di studi e ho detto che bello vedere nei romanzi che questi personaggi, letti solo su determin in determinate situazioni, abbiano preso vita. Leggere di Medusa fa un certo effetto, leggere l'incontro con Ares fa un certo effetto. Insomma, è carina l'idea, ed è stata, secondo me, resa bene. Rick Riordan ha una scrittura assolutamente fluida, assolutamente ti invoglia in maniera sapiente a passare da un libro all'altro e dà dei titoli meravigliosi ai capitoli. Non so, il primo capitolo del primo libro è Disintegro accidentalmente la prof di matematica. Quindi da lì ha poi via tutta la vicenda. E questo è quanto vi regala un par de ciufoli, mi ha regalato, e quindi questo è quanto vi porto per quanto riguarda il mese di agosto. E niente ragazzi, e qui allora vi dico solamente, poi concludo, che aprile, vabbè, non ci sto molto qua, sono stanco, ecco, questa è la verità, sono molto stanco. Settembre potrebbe portare in dote delle novità di cui io vi parlerò quanto prima. Non ha molto senso menzionarle adesso, dal momento che sono molto molto fumose. Vorrei però, prima di lasciarvi, chiedere, a parte i soliti pareri, avete letto, non avete letto, che ne pensate, va fatto cagare, eccetera, eccetera, ma soprattutto, cosa ne pensate delle saghe? Perché poi la saga crea intorno a te una sorta di pellicola, non so come dire, una pellicola protettiva, da cui poi è difficile uscire. Cioè, l'idea adesso che con questo libro io concluderò questa avventura, guardate che poi non è facile spostarsi in altri mondi. Soprattutto,
Forse è cominciato a piovere di nuovo, soprattutto quando poi li leggi per un certo periodo di tempo abbastanza ravvicinato, quindi le saghe cullano molto. È stata una bella sensazione, era un po' che non leggevo una saga. Quindi se avete delle saghe da consigliarmi, di cui esistano delle edizioni economiche, per carità di Dio, per carità di Zeus, insomma, oppure il vostro parere sulle saghe, sulle cose, eccetera, eccetera, mi piacerebbe conoscerlo. Detto ciò, vi saluto perché, ragazzi, la doccia mi aspetta. Vedete qua, relax. Questo è il tentativo di essere più o meno, di darmi le pacche sulla spalla da solo. Va bene, ciao a tutti, fatemi sapere come state. Cianciate, parlate, ablate, ditemi. Ciao!